Buonasera, il presidente del libro di Tui, ha il piacere e l'onore di ospitare Francesco Caufiglio e presentare il suo ultimo libro dato la Valle degli Angeli. Permettetemi di ringraziare in modo particolare Francesco perché è qui questa sera, insomma, prendoci da un po' della strada, insomma, e quindi... È Halloween, quindi siamo davvero veramente. Ringrazio anche gli ospiti che sono venuti da fuori, Mottola, addirittura sono onorata, insomma, Mottola, Reggia, però bello, Lignano, vi ringrazio davvero di voi, siamo commossi da tutto questo. Francesco, permettetemi di ringraziare le persone che hanno permesso questa serata. Angelo, uomo della radio. Sì, Angelo, dai, che te lo pizzano. Non è vero. Allora, grazie. Divertente per introdurre una conversazione. Grazie.
proposito a questa domanda. Allora, succede questo, questa è una storia, di cui poche parole, non avete il libro. Questa è una storia che racconta due vite però della stessa persona. Vincenzo Lavia è un uomo che vive negli Stati Uniti, è un giornalista affermato, che ha una vita risolta, sia lavorativamente che affettivamente, una compagna, vive in un luogo pieno di stimoli, di suggestioni, di sollecitazioni culturali, appunto, la metropoli, il corpo della modernità. Però Vincenzo ha anche un'altra vita, che è la vita che ha abbandonato 20 anni prima, andando via dal suo paese di origine, che è un paese tra la Lucania e la Puglia, che si chiama Aquilana, e che ha abbandonato. Lui è un emigrante di terza generazione, vorrei dire, uno di quelli che sono arrivati non per una necessità reale, ma per motivi di studio, in questo caso anche per motivi di fuga, vorrei dire, di fuga da un mondo che desiderava lasciare, desiderava abbandonare, per una serie di motivi che magari verranno fuori nel corso di questa conversazione, anche se non sveleremo i colpi di scena di questa storia. Perché questa? Perché è vero, questa è la storia di un ritorno, dopo 20 anni. Vincenzo torna nel suo paese in occasione della morte del padre, che era l'ultimo sequestro della famiglia numerosa. E non ha più sostanzialmente legame con questa terra, tranne quello con uno zio, che insomma comunque non vede, non sente da tanti anni. E il rientro nella terra di origine determina un cortocircuito nella sua testa, e tutto quello che sembrava essere messo a posto, rasserenato, pacificato nel suo animo rispetto al suo passato viene nuovamente messo in gioco dall'impatto che lui ha con i luoghi della sua infanzia. E i luoghi sono la sua casa di origine, ma anche la campagna, terra intorno, i boschi, le vallate, gli odori, i profumi, i suoni in questa terra. Questi giorni, che sono i giorni che servono per spiegare delle braccia di notarili, lui è lì soltanto per assistere all'apertura del testamento del padre per poi poter partire.